In questo progetto, Mnemone, quest'anno è giunto alla terza edizione, Mnemone 3 infatti, nacque per una esigenza di trattazione di particolari argomenti. Prima alla scuola faceva sempre le celebrazioni tipo il 27 di gennaio, tipo anche altre cose, cioè non unite fra di loro, e quindi venne la necessità di trovare una soluzione per poter in qualche modo unire tutte queste varie cose, questi vari eventi che poi tra l'altro facendoli separati portano via un po' anche troppo tempo, no? A quello che è il lavoro di curriculum tradizionale scolastico. Per cui venne quest'idea di fare un discorso sulla memoria, per cui appunto il titolo Mnemonde, una memoria sulle tutte le per, il primo, la prima edizione fu su tutte le persecuzioni del XX secolo. E poi lo scorso anno proseguimmo sempre con il discorso sempre delle persecuzioni, aggiungendo anche quei fatti che si sono scoperti poi più recentemente anche dell'Ucraina, anche di altri, del Sud America, anche insomma di altri paesi che hanno subito questo tipo di purtroppo di vicenda. E quest'anno abbiamo fatto la terza edizione sempre sul tema delle persecuzioni, ma anche sul tema prevalentemente della legalità e sul tema del riferito a una pubblicazione che ha fatto il Procuratore della Repubblica, dottor Marini, sul caso di Walter Cimino, purtroppo che avvenne nel 1944, l'uccisione di questo ragazzo, che è un libro pubblicato dalla Chianti Banca. Questa edizione infatti è stata presentata prima nell'auditorium della Chianti Banca e poi è stata trasferita qui per la parte quella, diciamo, grafica per la parte dei lavori dei ragazzi, ospitando anche altre scuole che sono venute la mattina a visitare l'esposizione, e qui nell'aula magna del Caselli di Siena, che è qui a fianco, vicino all'istituto, praticamente negli edifici qua delle opere qui, in una vecchia limonaia, insomma, che è molto anche bella come aspetto, come ospitalità. E comunque sempre qui nell'aula magna dell'istituto vengono sempre poi tenuti per la visita, prevalentemente, ripeto, delle scuole che sono venute a visitarci.